Buon salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video che sto facendo a cazzo di cane in questo preciso istante, mi è venuta l'idea? C'è Io anche il ci mio sono editore alle anch'io spalle. dietro. Ah, praticamente mi è venuta in mente una cosa mentre facevo un video per una ragazza che me l'ha chiesto di Netflix, tutti i telefilm che ho visto di Netflix, ho pensato che faccio una, cos'è, come si chiama, Un remake di un remake. video che ho già fatto, se riuscivo ve lo lascerò qua sotto, se no vuol dire che non l'ho trovato. Che ho fatto, cos'è meglio, Now TV, Netflix e poi cosa ho messo Sky, Infinity, infine. Sky. Sì, ho messo alcune cose. Visto che siamo andati avanti di almeno 2 anni rispetto a quel video, ho pensato di fare un remake, giusto? Un remake con cos'è meglio? Netflix, Now TV, Sky, Infinity, Prime Video, Disney Plus. Un aiuto, assistente? E poi Quello che c'era un altro, aspetta. Sky, abbiamo detto no, Now sì, TV. Sky c'è Now TV ce l'ho anche. Now TV? io parai in video, quindi Prime Video, Disney Plus. No, poi non ce c'è qualcos'altro. n'è. Prime Video quello di Amazon, Sì, giusto? Ok. quello di Amazon. Cioè, Altro. io ho Sky? Rakuten TV. E che? E per i film. Che tu Quell'altra li cosa compri, però strana. Almeno è uno che sia in sempre abbonamento. in abbonamento. Sky? E Sky l'ha detto quattro Beh, quelli lì, insomma, volte. no. Partiamo dal primo Sky. Sky. Allora, ce l'ho, ma non lo uso, sono sincera. Ho visto 2 film. Ce l'ho Giusto. perché è legato a Now TV per vedere, tipo, perché sarebbe Sky, praticamente on demand, quello praticamente che guardi i programmi mentre stai producendo, tipo come se fosse la TV. Sei Mi sono Sky guardata. streaming. Sky, eccola qua lì. Comunque, visto che io ho la Smart TV, si chiama, quella specie di box che ho di là in sala, come si chiama? La Smart TV e la TV. Come si chiama? Grazie, Lo scatolotto per scatolo, pensavo di dire anch'io come si chiama. Beh, è una station la per station. vedere varie cose, tipo un po' come quello che avete nella PS4, perché la PS4, perché molti mi hanno chiesto, ce l'hai anche nella PS2? Non penso. No, quello No, no. grazie. Non Comunque, esiste. tra la PS4 in poi so che c'è. Comunque, vabbè, ovviamente ho anche Now TV. Sky ho visto una volta Spider-Man e basta. Cos'era Spider-Man? Dove c'era Iron Man che era già morto. Come si chiama? From Home. From Sì, quello lì. Allora, partiamo da Sky. Sky non è brutto, però non ci spenderei i soldi, sono sincera, perché è calato molto negli anni. Noi ce l'abbiamo solo una parte che è adattata a Now TV, ma non mi fa impazzire, sono sincera. Alcuni programmi sono carini. Il vero Sky di una volta mi piaceva molto di più. È beh. molto bello perché c'erano le serie di Grey's Anatomy, le serie di Dr. House, c'erano tanti cartoni. Poi c'era il programma che tornava indietro di un'ora se non te l'avevi rivisto, quello era molto figo. Quella era bella. Sì. Poi la TV è carino, però ha film troppo vecchi, tipo c'è ancora Ritorno al futuro. Basta con Ritorno A me al futuro. piace, è bello. Cioè, non è brutto, ma i film sono molto vecchi, tipo c'è cioè, Minority Report, eccetera, eccetera. Lo 20 anni quel film. so, però a me piace, è bello. Cioè, diciamo che non è proprio un best per i film. Vabbè. Poi io preferisco le serie TV, quindi lì è proprio serie TV zero, o le No, pagate, ma non ve le quello no. guardate. Quindi Now TV. Nì, nel senso che io ce l'ho gratis, ogni tanto me lo Giusto. guardo, però non più di tanto. Il migliore penso che sia lo lasciamo per ultimo. Allora, poi Prime Video l'ho avuto in quel periodo che mi hanno ciulato i soldi per di Male Amazon. usato. Sì. No, Guardare cosa. prima di ciularmi i soldi perché avevo la prova gratuita per un mese. Cosa hai guardato in Prime Non lo ricordo. Penso a un film. Video? Bene. Non mi fa impazzire, non ci spenderei i soldi, ma con No, quello. allora, ci sono alcuni Alcune film. serie TV che erano solo particolari per quello, ho iniziato a guardarle, ma poi dovevo aspettare un'altra settimana per guardarle. Ho detto, ma poi mi scade l'abbonamento, allora ci ho perso le No, speranze. Prime Video si sta riprendendo per Però non spenderei i soldi io, alcune sono sincera. serie. Cioè, no, alcune serie sono carine, ma fanno No, tutto beh, sto hype. per ancora, anche qualche film proprietario di Prime Video a No, me io mi non mi. sono piaciuti. Non sono rimasta affascinata, poi sono anche online, quindi su in streaming. Non comprate Vedete. cose. Comunque, cioè, se avete Vabbè, già. se comprate tante cose No, nel online, senso che se fate avete la la Prime, Prime. vi prendete quello in omaggio, boh, fine. Però se dovete prendere solo quello, eccetera, no, secondo me non conviene. Poi, invece, cosa avevo detto l'altro? Infinity Infinity. fa schifo. Me lo regala sempre Vodafone perché dovrei avere il buono di un mese, ogni mese per andare al cinema. Ho perso in totale più di un anno e mezzo di buoni per colpa di sto cazzo di coso. E quindi io spero che riprendano il cinema perché Infinity fa A schifo. marzo aprono. Speriamo. Shh, non dirle queste cose che poi ci richiudono. Comunque,
Non ce li aprono più. No, perché lui ad un giorno disse: non può capitare qualcosa di peggio di quello che no, c'è già. Non... Se capita qualcosa, colpa sono andato a picchiarlo, vi dico anche dove abita. Discordo. Sì, sì, discordo cosa, che manco italiano, mi dissocio. Mi dissocio di questa frase che ho detto. Non è vero, l'ho detto quando eravamo davanti all'autogallery. Si sono girati anche i corvi, no, non è buon segno. No. E poi la TV si è spaccata in due, la TV gigante che c'era lì davanti, non è buon presagio. Comunque, allora, diciamo che Infinity no, cioè, magari qualcuno può piacere, a me no. Quindi Vodafone pianterà di mandarmi Infinity gratis, tanto non me lo guarderò mai. Poi, cosa, Disney Plus, direi... Sì, a me piace, ma non, purtroppo sono povera, quindi non mi posso permettere tutte queste grandi cose. Quindi diciamo Disney, che Now TV e Sky sono dei miei. Io invece ho scelto il best. Disney Plus è bello, perché vabbè, comunque ci sono tante serie TV, c'è tanti cartoni, mi piacciono, sono carini. Poi guardo Lilo e Stitch. Secondo l'ho avuto, se guardo Lilo e Stitch perché mi piacevano. Hanno messo il secondo. Perché ce l'ho per un mesetto. Ma sono già visto il secondo. Sì, no, però... Ce l'ho già. Hanno messo la serie TV. Non mi piace la serie TV, non voglio rovinarmi la mia cosa mentale. Mi sono vista anche da Me Before Christmas, mi sono vista tanti cartoni, mi sono vista anche qualcosa della Marvel, però sinceramente ce l'ho in videocassetta e un DVD, non ci spenderei soldi, sono sincera. Cioè mi piace, ma però se avessi un lavoro è un altro conto, me li prenderei tutti tranne Infinity, perché io non lo compro, non lo prendo. Ma adesso anche Sky, se gratis. Sky ha messo l'offerta, 30 euro. Sì, lo so. Infatti, insieme con Netflix. Infatti volevamo farlo di là. Ecco. Vedremo, perché non sono tutti d'accordo su Netflix. Io invece voglio solo quello. Per me il best in assoluto è Netflix. Potete dirmi quello che volete. Io ho capito perché non è, perché se no lei si mette a guardare tutti i giorni Netflix. Cioè, abbiamo più account, allora, abbiamo solo uno, sono due account che ti danno. Ah, due. Due più quello per bambini. Come ce l'abbiamo noi? Ah, non mettono quattro account, non sto quello su quattro account, sì. Cioè, secondo te ti regalano tu con... Quattro account è meglio. Quindi quanto paghi per tutto? 15 euro. Quanto paghiamo noi al mese? 11. Quanto paghi? 12 euro. Secondo te con 15 euro, con 4 euro in più ti danno quattro account? Certo. Beh, devono pagare no, anche... c'è scritto 15 euro, quattro account. No, quattro account. No, quattro account. No, c'è scritto. Noi abbiamo chiamato, c'è scritto due. È una cosa, forse perché aumenta di prezzo in base agli account che vuoi e le piattaforme, cioè te le danno due se vuoi metterle sul computer, sul televisore, eccetera. Se invece ne vuoi quattro, le puoi vedere solo dalla TV. Quindi poi non lo so, ma comunque il prezzo sale. Per quello che volevamo noi costa 36. Ah, vedi, già cambia il prezzo, è giusto. Perché ci sono delle limitazioni su quelle cavole. Comunque, secondo me è il best di tutti. Netflix la vita. Perché Netflix, secondo me, quello che io sono per le serie TV, quindi per me, cioè, non che non mi piace, tipo mia sorella per i cartoni, si pagherebbe Disney Plus. Come ho detto, ma mi fai Disney Plus? Faccio, ma devi pagarti Disney Plus. Tanto te lo faccio, poi dopo un mese se ne va via, non ha senso. Ma pure scoprono. Si finisce come Netflix, e poi vi tolgo il periodo gratis. Guarda, adesso penso che sia una settimana, non è più un mese. No, l'hanno proprio tolto. Ah, perfetto, vedi, l'hanno già fatto. Sono fatti i furbi, non come Netflix. Ci ho aspettato un po'. No, comunque penso che il mio sia Netflix. E no, non so, io non guardo quasi più la TV. Ogni tanto pomeriggio mi metto quando c'è qualche film. Tipo, hanno rotto il cazzo con sto Hunger Games. Ormai... E Harry Potter, basta. Ma io Harry Potter me lo guarderei fino a infinito. No, hanno rotto il cazzo che in tutto il periodo della quarantena hanno messo praticamente a perfusione tutta la saga di Harry Potter, tutta la saga di Hunger Games e tutta la saga di Twilight, che adesso c'è anche su, che poi è bello che mettevano in TV, poi le mettevano anche su Netflix, come dire, ma siete, se te le vuoi riguardare. E tanto Netflix ha preso adesso la cosa per fare la serie TV di Harry Potter. Che schifo. Quindi. Comunque, ci di come rovinare un film. No, io alcune serie TV non sono d'accordo, nel senso di farle da film a serie TV. Alcune possono andare bene, alcune no. Secondo me se passano troppi anni no. Non sono concorde. Comunque, secondo me il best rimane. Allora, in ordine di importanza, allora, Netflix, Disney Plus, poi Now TV, secondo me. Ok. Puoi mettere... In quarta posizione? Sky. E in quinta? Prime Video. E in sesta? Infinity. Ecco, proprio. Fa sempre schifo Infinity. Poi ci sono altre che non sono a conoscenza, perché non le cago. Mettete sotto nei commenti se siete arrivati fino a qui. Io vi saluto, finalmente sono riuscita a fare quasi 10 minuti di video. No, perché cerco di farli un po' più brevi, cioè giusto un po' perché sennò poi la gente si annoia, che non lo so. Cioè, comunque è una cosa come se gli aggiornamenti, che cercherò di fare video più brevi, giusto, cioè, non da 30 minuti, neanche da 5, ne avete mezzo, quindi tra i 10 e i 15 minuti, non come quello del
di Netflix, però vabbè, cioè, in alcuni ci sta. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Scrivete sotto nei commenti quello che voi preferite.